E rieccoci in diretta sulle fonti TV con la nostra maratona Donne e Lavoro. Riprendiamo un tema che abbiamo analizzato nel corso della mattinata di quest'oggi, che è quello delle donne avvocato e degli ostacoli alla carriera. Abbiamo evidenziato nel corso appunto di un'indagine che ha realizzato il Centro Studi delle Fonti Legal che, soprattutto nei grandi studi d'affari, la partnership e quindi le posizioni apicali, dette in parole più semplici, sono appannaggio ancora degli uomini. Ma vogliamo adesso allargare lo spettro, insomma, tutta la categoria forense, e lo facciamo grazie al nostro ospite di oggi, che è l'avvocata Tatiana Biagioni, presidente AGI Lombardia e presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Ecco, io le chiedo subito, quali sono gli ostacoli che incontra una donna avvocato nel corso della sua carriera? Allora, la donna avvocato direi come tutte le donne professioniste, ma poi si può ampliare un po' a tutte le donne che lavorano, ha come difficoltà un tema essenziale dal mio punto di vista, che è quello della cura. Beh, parte prima naturalmente, parte dalla gravidanza, dal ruolo sociale che ha la gravidanza e che in qualche modo non impedisce ma interrompe spesso o sospende spesso le carriere, sia quelle delle lavoratrici dipendenti, siano quelle delle avvocate. E quindi la cura e la gravidanza direi sono il nucleo di tutta una serie di problematiche ancora oggi irrisolte, che ancora oggi vedono le avvocate, per quanto ormai il numero di avvocati e avvocate sia uguale sul territorio nazionale, comunque in grave difficoltà da vari punti di vista. E sempre più in difficoltà, a maggior ragione quando vi sono delle problematiche come quelle attuali della pandemia. Sì, perché poi appunto il paradosso che mettiamo in evidenza è proprio il fatto che l'ingresso alla professione forense, comunque la professione forense si stia ormai da 20 anni a questa parte sempre di più, tra virgolette, femminilizzando, ma resta comunque un blocco quando si arriva poi a una certa età e appunto lei sottolineava proprio la questione della maternità e quindi che tipo di interventi servirebbero a suo avviso. Guarda, in generale dico questo, che lei ha parlato dei grandi studi, la Sì. difficoltà delle donne di arrivare all'apice non riguarda né le professioniste, le lavoratrici dipendenti, riguarda sempre tutte le donne. Questo soffitto di Certo. cristallo vi è in ogni tipo di professione. È molto importante, è molto interessante che voi parliate proprio delle professioni autonome, perché sono poco, cioè si riflette poco su questi temi, invece sono molto importanti. Esistono tutta una serie di protezioni che riguardano le lavoratrici dipendenti, ma che comunque anche questo tipo di professione crea degli ostacoli anche a loro all'interno delle carriere, forse proprio talvolta a causa di queste protezioni, che però naturalmente sono molto importanti. Per quanto riguarda invece le professioniste, le difficoltà sono veramente enormi. Sono enormi perché queste protezioni non esistono e sarebbe veramente necessario un intervento molto forte. E oggi che si parla di utilizzo di fondi eccezionali in questo momento di grave difficoltà, ecco, un'attenzione veramente grande alle professioniste dovrebbe essere rivolta. Cosa si dovrebbe fare? Io, ad esempio, come CPO, Comitato Pari Opportunità di Milano, abbiamo riflettuto molto a lungo su tutto il tema del welfare che riguarda anche le lavoratrici autonome. Se gli obblighi di cura, come abbiamo visto, sono ancora a carico delle donne, in una maniera, in percentuale assolutamente enorme rispetto a quello che tocca ai colleghi maschi, è evidente che bisogna fare un intervento e il fatto che ci sia questa difficoltà lo si legge non solo dalle carriere che in qualche modo non decollano perché trovano degli ostacoli importanti, di cui abbiamo parlato prima, ma lo si evince anche dal reddito. Il reddito su Certo. tutto il territorio nazionale, cambiando naturalmente come media di reddito, è quasi un terzo di quello degli uomini. E dato che non che ci sono professioniste eccellenti, è evidente che esiste un problema e che ci sono dei problemi che vanno risolti. Come? Con interventi molto forti
da parte di Cassa Forense, ma da parte delle autorità pubbliche di sostegno dell'attività delle professioniste. Un intervento di cui noi parliamo da tempo, che ci sembra così banale, ma che invece non viene mai preso in considerazione, riguarda la detassazione delle spese di cura. Noi sappiamo perfettamente che se le donne si devono occupare dei figli e di quanto sia importante il ruolo della maternità, di quanto sia importante il ruolo sociale della maternità in questo paese a crescita zero, e se poi si devono occupare delle persone anziane, lo devono fare con un aiuto, se no non possono lavorare. Questo aiuto non costituisce un costo, ma costituisce reddito. Su quegli importi che vengono utilizzati per pagare le persone che aiutano le professioniste che lavorano a lavorare, perché non possono lavorare e curare come devono fare i figli, lavorare e curare come devono fare gli anziani. Ecco, quelle spese sono tutte spese che rientrano nel reddito e possono essere detratte solo una parte minima. Quello che faccio è un esempio per far capire come questo tema non sia mai stato veramente in agenda. Io sto parlando Sì, naturalmente delle riforme anche nazionali. È un certo. tema banale. È possibile detrarre importi di vario tipo a livello di regalie all'interno degli studi legali? È possibile scaricare tutta una serie di, o avere una serie di vantaggi fiscali che riguardano la ristrutturazione delle case per fare partire naturalmente l'edilizia? Tutto corretto. Ma com'è possibile che venga ancora considerata reddito delle somme che sono utilizzate solo per produrre lavoro? Che è il lavoro delle professioniste, e solo in minima parte per quanto riguarda i contributi possono essere detratte. Allora, ci sono dei passi da fare, degli investimenti da fare e che riguardano soprattutto, che riguardano anche la fiscalità, perché bisogna prendere atto che in questo momento le professioniste subiscono delle enormi difficoltà, molte dovranno uscire dalla professione e se non si fa qualcosa questo sarà irreversibile. Quindi insomma un intervento strutturale da parte del governo, perché lo ricordiamo ci sono due ambiti di intervento, c'è cioè l'ambito chiaramente che spetta al legislatore nazionale e l'ambito invece che spetta alle istituzioni forensi, le quali però per parte loro anche lì insomma non si stanno muovendo in modo, a parte insomma quello che state facendo voi come comitato, però con i protocolli, insomma, non si riesce, no, a risolvere chiaramente questo tipo di problematiche. Io dico che allora, in questi ultimi anni l'avvocatura è molto cambiata. Sì. Questi temi sono diventati sempre più al centro dell'attenzione. Io ricordo che anni fa veramente non se ne parlava affatto. Quindi l'avvocatura sta facendo dei grandi passi in avanti su questi temi. Stanno cambiando i numeri anche a livelli apicali dell'avvocatura. Lentamente, ma io mi ricordo che non esistevano presidenti degli ordini donne, adesso le cose non sono più così, quindi diciamo che ci sono delle evoluzioni. Certo, bisogna prestare attenzione, talvolta si è costretti a fare dei protocolli solo perché ci sia un corretto approccio alla professione al femminile. L'aspetto culturale in questi temi è un aspetto molto profondo in questo paese. Molto profondo, che va dal lessico, poi da mille altri elementi che ci fanno capire come questa professione nasce come una professione maschile, quando Sì. era fatto divieto alle donne di svolgere questa professione, e in qualche modo ci si tira dietro questo retaggio culturale. Allora, in questo momento il CNF, ma anche i vari consigli dell'ordine stanno lavorando su questi temi. Certo, non è semplicissimo. Il tema dei protocolli, lei ha fatto un riferimento corretto. È stato durissimo ottenere il legittimo impedimento, per esempio, nel caso di maternità. Ci sembrano cose banali, ma in realtà, sono cose che necessitano veramente di un grandissimo lavoro. Quindi è importante, soprattutto in questo momento in cui per andare avanti all'interno dell'avvocatura non si può non cercare di utilizzare anche i vari strumenti con le udienze da remoto, fare attenzione, un'estrema attenzione, e qui ci vuole una collaborazione anche della magistratura, alle donne, alle avvocate che si occupano
dei loro figli e che devo, o delle persone anziane che ancora svolgono questo tipo di attività di cura, giustamente, ma che devono svolgere anche la loro attività lavorativa. Ecco, su questi temi, sul tema di rendere possibile in questo momento in cui molto probabilmente, anzi, la Lombardia diventerà zona arancione rinforzata, insomma, ci sono tutta una serie di problematiche molto serie che vanno avanti su questo tema della pandemia. Le donne, le professioniste devono avere un'attenzione massima perché è un momento estremamente delicato legato a questa conciliazione che diventa sempre più difficile, sempre più complessa. Esatto, appunto, con la chiusura delle scuole e tutto ciò che ne consegue, poi chiaramente da un anno va avanti questo tipo di problematica che rischia di avere una ripercussione davvero importante sulle donne avvocato. È una ripercussione enorme. Lei pensi cosa vuol dire a livello di concentrazione lavorare in un appartamento e occuparsi delle persone che hanno bisogno? Certo. È di una difficoltà enorme e molto spesso sono le donne ad affrontare questa problematica. Ora faremo degli studi su quello che succederà alla professione forense dopo il Covid, ma io sono sicura di quello che succederà. Sono sicura delle posizioni di mercato che perderanno le donne proprio a causa del loro doppio, triplo, a volte quadruplo ruolo. Bene, è stata chiarissima. Grazie all'avvocata Tatiana Biagioni per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie per occuparvi di un tema che è molto importante, delle professioniste e dell'importanza che hanno del loro lavoro, della loro difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella professionale. Certo, speriamo appunto anche noi nel nostro piccolo di dare un contributo alla sensibilizzazione rispetto a questo tema. Bene, grazie anche ai nostri telespettatori e restate con noi perché la maratona va avanti.